na ngeen def ma ngi leen di nuyu ñeen ñëpp assalamu alaykum ahlan wa sahlan bikum zdravo a tutti ande ma name chacho buonasera Adesso vi dico in italiano quello che ho detto. Ho detto: mi chiamo Esmeralda. Sono Agia. Mi chiamo Miriam. Sono Beja. Ho 21 anni. Mi chiamo Sara. Ho 22 anni. Sono nata a Milano e cresciuta a Milano. Ma ho origini del Nord Africa. Parlare di me è una cosa che mi commuove di solito perché da quasi 2 anni la mia vita è un po' sconvolta, quindi mi viene difficile farlo. Ho un carattere molto allegro, a me piace ridere e mi piace chi mi fa ridere. A me piace la danza e danzo e uso la danza quasi tutti i giorni perché in Marocco che il mio paese si danzava sempre. Fino a 4 anni fa vivevo in un paese est europeo, in Romania. Ero insegnante, ero preside scolastico. L'esperienza di essere una mamma così giovane all'inizio è stata molto dura. Sono venuta qui per seguire il mio marito e per provare ad offrire a mia figlia, che è stata diagnosticata con autismo, un futuro che in Romania non avrebbe avuto. Posso dire che non riesco a essere seria, che prendo tutto scherzosamente, anche le cose serie, anche le cose importanti per cui magari bisognerebbe piangere. Sono venuta a conoscenza di questa mostra di Annie Leibovitz. Non la conoscevo, la fotografa? No, non la conoscevo. L'ho conosciuta adesso. Mi sembra una donna molto forte. Ha lottato tanto. Una professionista che attraverso le sue fotografie cerca di far conoscere donne che hanno avuto successo nell'ambito lavorativo, parla di donne che invece hanno lottato per i diritti umani. Molte delle donne che lei ha fotografato per me erano quasi sconosciute. È stato proprio l'interno del gruppo a farmi conoscere. Le sue foto sono molto belle, molto espressive. Ti lasciano a bocca aperta, secondo me. Ognuna di noi ha scelto quella che ha sentito che era più vicina. Ho scelto Jean Goodall. Ho scelto il ritratto di Misty Copeland. Ho scelto Malala, che è una ragazza pakistana che ha lottato e lotta ancora per i diritti dell'istruzione. Mi ha trasmesso proprio il contatto con la natura. Come si mi fa pensare un po' anche alla mia storia. E lei era l'unica afroamericana che danzava la danza classica. Mi ha colpito molto la sua storia, l'attentato che ha subito, il rialzarsi. Io voglio trattare il tema della bellezza, no? E quindi Lupita e Adele non rientrano nei canoni di bellezza classici. Ho scelto lo scatto di Gloria Steinem, è una femminista americana. Ho scelto uno scatto di Shirin Neshat, un'artista iraniana che parla della donna all'interno della cultura islamica. Avevo scelto una fotografia di Gwyneth Paltrow con sua madre che la sosteneva da dietro, probabilmente per ragioni sentimentali, semplicemente era una fotografia molto forte.
quest'anno si affrontano tematiche davvero importanti. È un progetto che ho ritrovato che racchiude molti e diversi significati, soprattutto che tratta della figura femminile. Trovo che le donne ancora tutt'oggi devono ancora lottare per emanciparsi. Hanno molti problemi ancora tuttora nell'inserirsi nell'ambito lavorativo. Spesso hanno bisogno dell'aiuto tra di loro, soprattutto quelle donne che soffrono magari in silenzio. Certe battaglie sono state vinte soprattutto nell'Occidente, ma non è il caso in tanti altri paesi. In tanti paesi, soprattutto arabi, ma anche in altri, la donna è molto limitata. Lavorando appunto al consolato del Senegal mi sono resa conto di tante ingiustizie. Le donne di ora sono, diciamo, un po' più deboli. Avevano più grinta, avevano più voglia di lottare, mentre invece adesso siamo mosce, flosce, siamo passive. Non credo che io, per essere una brava musulmana, devo stare rinchiusa in casa e non fare niente della mia vita, allevando solo i miei bambini e cucinando per mio marito. Non avrebbe, sarebbe una vita senza senso, secondo me, senza ambizioni e sogni. Questi progetti che svolgiamo dall'anno scorso con l'aiuto di Comunità Nuova e Connecting Culture mi hanno aiutato a sentirmi meglio dal punto di vista morale, perché faccio finalmente qualcosa che mi piace, entro finalmente in contatto con le persone così come facevo prima. Un'esperienza che non mi sarei neanche mai immaginata di fare, mi ha dato tanta sicurezza. Mi ha aperto gli occhi su nuovi orizzonti, mi ha aperto gli occhi su tematiche che generalmente sono banalizzate. Per me è un percorso pieno di curiosità e di arricchimento. È stata un'esperienza abbastanza nuova per me, perché non mi sono mai avvicinata all'ambiente dell'arte. Non sapevo quasi niente delle opere che dovevo presentare o del progetto in sé. Ho finito per studiare, per approfondire le mie conoscenze. È stato un trampolino di lancio nel cominciare a studiare. Ho trovato anche l'ispirazione per queste vacanze. Sono andata a Firenze, dove ho visitato tutti i musei che ho trovati aperti. Quindi spero, attraverso la mostra, di riuscire a trasmettere questo ai visitatori. Per noi come donne immigrate è bello vivere o sperimentare un progetto del genere, perché le donne o anche le persone in generale immigrate non devono solo fare quel lavoro della badante o delle pulizie, hanno anche loro voglia di crescere. In questi incontri di formazione che abbiamo fatto, io ho imparato moltissimo sui vari movimenti femministi che ci sono stati, e vorrei che ci fossero ancora, no? Perché c'è ancora molto da fare.